Ecco, così come il discorso globalista, come e naturalmente questo l'ho preciso per evitare subito i fuorviamenti capziosi degli apostoli del pensiero unico, non è affatto un discorso contro lo straniero, sia chiaro. Lo straniero merita rispetto, attenzione e cura, ma è legge della vita il fatto che si proceda secondo il rapporto di prossimità. Non potete chiedere a una madre di occuparsi di un bambino altro trascurando il proprio. Legge della vita che si occupi. Ora, subito preciso, e l'ho già detto mille volte, ma lo dico la milleunesima, che il nemico oggi non è il migrante. Il nemico è chi deporta masse di migranti per abbassare i salari, per creare conflitti orizzontali tra gli ultimi, per avere una continua manodopera a basso costo, essenzialmente, il capitale. L'immigrazione di massa è il Bengodi del capitalismo, che giubila all'arrivo dei barconi come il vampiro giubila dinanzi al sangue fresco. Resta un mistero della storia umana come, anziché condannare queste pratiche moderne di deportazione di massa, larga parte della sedicente cultura progressista dica porti aperti, che è di fatto lo stesso discorso del padrone cosmopolita che voleva i porti aperti ai tempi della deportazione degli africani, all'epoca del commercio triangolare, che ripete ancora oggi porti aperti chiamando accoglienza alla deportazione. Quindi ripeto, sia chiaro, il mio è un discorso contro i deportatori e non contro i deportanti. Il mio è un discorso contro chi affama i popoli e non contro i popoli affamati. Il mio è un discorso contro chi costringe i popoli alla disperazione e non contro i disperati. Chiudo la parentesi per evitare le pietose strumentalizzazioni dei fautori dell'arcobaleno permanente. Faccio questa premessa per dire che poi, come nell'ambito del materiale, i confini sono ciò che il capitale abbatte per onnimercificare la realtà, così sul piano culturale le identità sono le frontiere interiori che fanno sì che un popolo come un individuo abbiano dei valori altri rispetto alla forma merce, che possono essere valori del radicamento nella propria tradizione, della propria cultura, della propria lingua, e che sono argini di resistenza oggi rispetto al discorso indifferenziato, omologante della forma merce. Anche in questo caso il pensiero unico diffama l'identità come identitarismo regressivo e aggressivo, ma questa ancora una volta è la polmonite rispetto a un corpo sano che è il polmone e che deve essere difeso.